Capire perché e come si fa calcio a livello di club e perché e come si fa calcio a livello di nazionali è fondamentale in conclusione di questa serie di analisi sulla presunta crisi del calcio italiano per capire davvero di cosa stiamo parlando e dove stiamo andando a parare e soprattutto nel video di oggi per parlare di quello che è il calcio delle nazionali e cosa dovrà essere il calcio della nazionale italiana se vorrà tornare ad essere vincente. E quando non vincente, soddisfacente, un qualcosa comunque di cui essere fieri. Nel 2016 non vincemmo, andammo fuori ai rigori, ma fummo fieri di quella nazionale. Oggi chiudo il ciclo di questi sei video in cui vi ho parlato di crisi del calcio italiano, di presunta crisi del calcio italiano, in cui sì, dal primo video ho posto il quesito. Il calcio italiano è davvero in crisi? E poi abbiamo parlato di responsabilità federali, abbiamo parlato di autonomia dello sport, abbiamo parlato di un concetto fondamentale, la sostenibilità, sia in senso economico che in senso sportivo. Ecco, vi lascio una playlist dentro la quale trovate tutti i contenuti che potete andare a recuperarvi e a rivedere. Ma andiamo al punto, non prima di avervi ricordato Footballitics, la mia newsletter a cui potete iscrivervi. Si parla naturalmente di calcio, ma soprattutto di sport business. Questo è il vero obiettivo di questa mia newsletter e anche della mia presenza qui su YouTube. E poi like al video, campanellina per rimanere sempre aggiornati e iscrivetevi. Spesso mi scrivete, ma siamo in pochi, che peccato. Condividete, utilizzate i miei video, fateli vedere, rilanciateli, mandate mail, mandateli a chi ritenete possa essere interessato. Non sono uno che se la prende, fateli girare, mi farebbe un grande piacere. E poi ci sentiamo naturalmente nei commenti, ma andiamo ai temi di oggi, perché una parte consistente del dibattito di questi giorni, perché parlo di calcio di nazionali e di club, una parte consistente del dibattito tira in ballo le società di calcio con l'obiettivo di dire che queste società dovrebbero nel lungo periodo creare tanti bei calciatori italiani forti e vincenti e, diceva Silvio Berlusconi, senza tatuaggi e ben pettinati. Ecco, sgombriamo il campo dagli equivoci. I club calcistici sono società che nulla hanno a che vedere con le nazionali e non devono creare i giocatori per le nazionali. Se li creano, lo fanno tangenzialmente. I club calcistici hanno come obiettivo quello di produrre uno spettacolo dentro una competizione che sia apprezzato e poi possibilmente vincente. Fanno una cosa diversa e se state guardando attentamente agli europei, fanno un gioco diverso. Ma ci arriviamo tra un attimo. I club non funzionano singolarmente, ma funzionano dentro una competizione. Il loro successo è in parte dettato anche dal successo del sistema di cui fanno parte. Per questo parlo spesso di contesto. È il motivo per cui un club medio di Premier League ad oggi vale quanto o più di un club top di Serie A. I club sanno che a ogni vincitore corrisponde uno sconfitto ed è il prerequisito che accettano gli investitori per stare nella competizione. I club danno i giocatori alle nazionali e lo fanno anche malvolentieri, ma non hanno e non possono avere come obiettivo quello di creare un bacino di talento per la nazionale. È totalmente fuori luogo. Peraltro, se possono pescare all'estero, lo fanno, lo possono fare liberamente grazie alla Bosman, che è una legge di 30 anni fa, ma attenzione, l'avrebbero fatto a prescindere, ci saremmo arrivati comunque. È inutile e sbagliato pensare che il sistema deve essere organizzato su base federale con l'obiettivo di dare risultati alle nazionali, anche perché durante l'anno ci preoccupiamo dei club, ci preoccupiamo di tutt'altro, ci preoccupiamo dei campioni esteri che non arrivano, quindi mettiamoci d'accordo. Apro una piccola parentesi, laddove questo peraltro è accaduto, dove si è cercato di favorire i giocatori nazionali rispetto agli altri, questo non ha portato risultati apprezzabili. Due esempi, in Russia, prima di Russia 2018, si era varata una legge sulle squadre autarchica che limitava gli stranieri e i minutaggi degli stranieri e i risultati della nazionale russa sono peggiorati. In Cina, nell'ultimo decennio, anche come risposta alla fuga di capitali e ai risultati scarsi della nazionale, c'è stata un'altra svolta limitativa del mercato. Poi la Cina ha pure la sua storia, ma questa cosa non ha mai portato un innalzamento dei risultati o un apprezzabile miglioramento della nazionale. Chi fa scelte autarchiche comunque sbaglia. Sono scelte perdenti
nel merito e perdenti per principio. Un enorme dubbio, legittimo peraltro, mi sorge sulla definizione stessa dell'obiettivo. Che senso ha orientare un sistema sportivo a risultati che per loro natura sono occasionali, arrivano in tornei biennali, europei e mondiali, in cui la competizione è altamente casuale, si va dentro o fuori in 90 minuti, con i rigori, e in cui chiunque vive alti e bassi generazionali più che di sistema. Ragioniamo sulle grandi nazionali. La Germania, nazionale che fino al 2014 non è praticamente mai andata fuori prima dei quarti di finale in un campionato del mondo di calcio, è arrivata 13 volte su 16 nei primi 4. Dopo il trionfo in Brasile è ai minimi storici. Eliminata nei gironi in Russia e in Qatar, ha cambiato 3 CT in 3 anni dopo averne avuto uno dal 2006 al 2022, ha appena chiuso il peggior torneo della sua storia come risultato, eliminazione ai quarti, dei 3 che ha ospitato in casa. La Spagna, tornata protagonista un decennio dopo il trittico Euro Mondiale 2008-10-12, al momento in cui scrivo non so ancora come finirà il suo europeo, ma ci tengo a ricordare che nei due tornei precedenti sono stati eliminati dall'Italia brutta e cattiva. E come già detto, dal 64 al 2008 non hanno mai brillato e non hanno mai vinto nulla e non hanno nemmeno avvicinato le vittorie. L'Inghilterra, vogliamo davvero parlare dell'Inghilterra, un paese che canta It's Coming Home e non abbiamo ancora capito bene se è un sogno, un auspicio o humor britannico? E siamo nel paese del campionato più ricco del mondo. Ora, la Francia, un paese che ha lo Ius Soli da sempre e che dal 1998, anche grazie al grande bacino a cui può pescare, ha vinto 2 mondiali e un europeo, alternando per sua natura tornei trionfali e casini inenarrabili. Vogliamo fare come la Francia? Ok. Stiamo parlando del paese che vende calciatori all'estero da sempre in quantità paragonabili solo Argentina e Brasile, che non vince mai una Coppa Europea e ha un campionato monocratico a rischio di fallimento. Già nel 2020, e ne parlavo nei giorni scorsi nella newsletter, ancora oggi dove i diritti TV sembrano dimezzarsi di metà del loro valore, dal miliardo richiesto a mezzo miliardo. Vogliamo fare come la Francia? Attenzione, perché fare come la Francia significa essere molto più simili a paesi come Portogallo, Belgio, Olanda, che io chiamo campionati di formazione, che non a campionati che io chiamo di investimento, come l'Italia, la Spagna, la Germania, l'Inghilterra. E sia chiaro che questi paesi esprimono nazionali di tutto rispetto e rappresentano molto più della Premier League inglese, un qualcosa a cui dobbiamo guardare. Perché noi siamo più vicini a questi che non alla Premier League inglese come concetto e come presenza sul mercato, almeno fino a che la strutturazione sarà questa. Non sono da imitare, ma sono da tenere in considerazione. Il nostro successo del 2021 è arrivato, e secondo me si spiega, come un torneo al quale ci siamo arrivati con quel quid di unione, fortuna, perché se Arnautovic non va fuori gioco di un'unghia andiamo fuori agli ottavi, resilienza, solo 3 volte nella storia un torneo è stato continentale, è stato vinto ai rigori sia in semifinale che in finale, una volta in Coppa d'Africa Costa d'Avorio, una volta in Coppa d'America Brasile, una volta in Coppa d'Asia Arabia Saudita. E poi ovviamente la qualità dei giocatori che hanno dimostrato la loro qualità sul campo. Ma il nostro successo è arrivato anche perché Roberto Mancini è sempre un ottimo selezionatore, molto più che un allenatore e uno stratega. Abbiamo vinto nel 2021 facendo tutto, dominando chi andava dominato, soprattutto nel girone e il Belgio, e arroccandoci con chi ci poteva dominare. Una vittoria all'italiana nel senso più genuino del termine, e anche col Belgio fu una vittoria blitz. E poi copertura, chiaro. In questi 6 ultimi post vi ho portato dentro tutti gli aspetti del nostro calcio e è chiaro come la penso su tanti aspetti. Alla fine potreste essere delusi oppure sovraccaricati di informazioni, non lo so, ma voglio lasciarvi con un'analisi che per me è stata illuminante e che ci dice una cosa. Se a livello federale sapremo elaborare quello che sta succedendo, ve lo dico ora, l'Italia avrà un grande futuro come nazionale.
Ma io non misurerò questo sui risultati della nazionale, lo misurerò sulle cose che sapremo fare a livello di sistema. Negli ultimi due video ve ne ho dette tantissime di cose, c'è solo l'imbarazzo della scelta da dove partire. C'è una bellissima analisi che ha fatto Nedum Onuwa, un ex calciatore che militava nel City, difensore per la BBC. Onuwa sostiene la necessità di rivedere la percezione sul calcio internazionale che si ha normalmente e ridefinire le aspettative sui tornei principali. È molto interessante, nella newsletter vi lascio il link se la volete leggere in originale. Ma vado ai punti chiave. Molti ritengono che le stelle non brillino e le squadre di vertice siano deludenti. E questo mi pare innegabile. Qui spesso parliamo di calendari. Ok? Bene, poi gli effetti di questi calendari sovraccarichi prima o dopo li devi sentire. I giocatori stanno ancora finendo la scorsa stagione, con molti di loro che giocano la 60ª partita. E la fatica è ampliata da mesi estivi più caldi. Di certo la migliore versione di queste squadre e di questi giocatori si è vista in Champions League, in Premier League, in Serie A, nei campionati nazionali alla fine della scorsa stagione, non nel torneo attuale. E questo accade sempre. L'ultima Champions League ha avuto una media goal di 2,99 a partita e da 5 anni non scende sotto i 2,8. Agli europei dopo 48 partite siamo a meno 25%, significa circa 50 gol su 100, circa un gol ogni due partite. 2,25. Nelle tre edizioni precedenti 2,78, 12,45. Siamo lì. È chiaro? Di questo dobbiamo parlare. Un contesto totalmente diverso. Quante nazionali dopo l'Olanda del 74 ricordate per il gioco espresso? Quante ricordate per l'innovazione? E quante invece ne ricordate per le individualità, per i grandi giocatori, per la solidità? Forse solo la Spagna del ciclo Iniesta, io così lo chiamo, aveva un qualcosa di quell'Olanda dal punto di vista del gioco, ma sappiamo bene da dove venivano entrambe. E la Spagna è anche stata un'eccezione dentro la storia spagnola quando riuscì a far convivere diverse scuole calcistiche sotto un'unica bandiera. Noi ci abbiamo provato con Arrigo Sacchi, ma nel 94 il caldo torrido ci impediva di fare quella cosa lì che lui voleva. Giocavamo 20 minuti, facevamo bene e poi da lì andammo in finale perché resistevamo, perché ci chiudevamo. Non sto dicendo che non bisogna attaccare, che non bisogna ben giocare, sto dicendo che bisogna saper fare tutto e che la solidità è fondamentale. Quando nel 1996 c'erano tutte le condizioni per fare bene, ci schiantammo sullo scoglio del belgiochismo e ci schiantammo sulle rotazioni, per chi ricorda cosa successe nella seconda partita con la Repubblica Ceca. Dal 92 ad oggi gli europei li hanno vinti Grecia, Danimarca, Portogallo, la Repubblica Ceca ha fatto una finale e non voglio citare l'Olanda che era una squadra fortissima nell'88 ma non si qualificava ad un torneo da 10 anni. È un calcio generazionale, è un calcio di individualità. Veniamo al punto. Il calcio dei tornei internazionali è più basato sui risultati che sulle prestazioni spettacolari. Dice Onuwa, se l'Inghilterra avesse segnato i rigori contro l'Italia, nessuno avrebbe parlato della prestazione. Le squadre tendono a garantire prima una solida fase difensiva e poi l'espressione del gioco in fase offensiva. E nel momento di alta posta in gioco, come nel resto delle finali di Champions League, prevale il timore di commettere errori. L'ultimo mondiale l'abbiamo visto, la finale è stata favolosa, l'ha riaccesa un singolo, un Mbappé. L'Argentina è arrivata dove è arrivata, col tatticismo dell'allenatore e con un grande Leo Messi, finalmente. Le squadre più sorprendenti hanno sempre un dato in comune in questi tornei, sono quelle che subiscono meno gol. E per questo si mostrano più competitive e difficili da battere del previsto, complicando il compito alle grandi nazionali. Il calcio internazionale è apprezzabile per le sue sfumature tattiche e non sempre gli attaccanti sono coloro che brillano. Quest'anno abbiamo visto la prima doppietta con Demiral negli ottavi e stiamo parlando di un difensore. Infine, lo dicevo ieri quando parlavo del ritorno dei tecnici federali,
La cultura delle nazioni influenza il loro stile di gioco, indipendentemente dal fatto che ci siano manager di alto livello presenti. Non vi sembra, queste sono tutte cose che Onua dice e che io sottoscrivo, ma non vi sembra forse un trattato sul calcio all'italiana? E attenzione, non voglio equivoci, il calcio all'italiana è qualità tecnica al servizio della solidità. Senza la qualità tecnica non vai da nessuna parte. I peggiori tornei nostri sono stati quelli dove abbiamo fatto confusione in mezzo, in particolare col ruolo del playmaker, con la qualità dei centrocampisti, di quelli che sono il pendolo, che sono il bandolo della matassa di una partita e di una squadra. Un ruolo, quello del playmaker, che è cruciale nel nostro modo di intendere il calcio. Però attenzione, per favore, smettiamola col vittimismo e la nostalgia dei bei tempi andati. Abbiamo vinto un mondiale e un europeo ai rigori. Siamo fra le quattro nazionali al mondo, l'ho già detto, che hanno vinto un torneo chiudendo semifinale e finale ai rigori. Abbiamo vinto gli ultimi due tornei andando 4 volte su 4 nelle ultime gare ai supplementari e 5 volte su 8 negli scontri diretti. Quando una settimana fa l'Italia e Luciano Spalletti ha perso al 90° con la Svizzera, qualcuno ha fatto notare che era dal 1988 che non venivamo eliminati prima della finale da un torneo maggiore per aver perso al 90° uno scontro di eliminazione diretta. Stiamo parlando di 10 tornei in cui abbiamo disputato la fase a playoff. Vorrà dire qualcosa? È di questo che dobbiamo parlare o dobbiamo parlare della nostalgia dei bei tempi andati? Quando abbiamo vinto, lo abbiamo fatto senza predicare un'Italia diversa dalla natura del calcio italiano. Smettiamola di dire, altro punto, quando c'erano Totti e Del Piero. Del Piero è sempre stato inviso alla critica, aveva più di mezza Italia contro. Una cosa talmente radicata che quando segna nella semifinale del 2006, l'ho twittato nei giorni scorsi, ve lo rimetto anche nella newsletter, Beppe Bergomi, nella gioia generale, non manca di ricordare un gol così l'aveva sbagliato nel 2000. Stucchevole. Stavamo andando in finale dei mondiali, che cosa ricordavamo? Che Del Piero aveva sbagliato quel gol. E non, attenzione, non è la solita polemica all'Inter, la Juve me ne frega un cazzo. Nel momento, ancor più è il momento di gioia, ancor più è il momento di tensione, che proprio per quello dove va la mente all'errore del 2000. Più di mezza Italia contro aveva Del Piero. Totti ha smesso con la nazionale 10 anni prima di smettere col calcio. La nazionale è sempre stata un fastidio da rimuovere ogni 2 anni come antidoto alla depressione nei mesi senza calcio in estate. Smettiamola soprattutto di sentirci figli di un calcio minore. Vinciamo quanto e più degli altri, se non più degli altri. Scegliamo un CT che interpreti il calcio italiano per quello che è, senza improbabili derive di supercazzole giochiste che non hanno nessun tipo di logica dentro il calcio delle nazionali, che è quella roba lì, a prescindere da cosa è il calcio all'italiana. Smettiamola con la buffonata del ringiovanimento. Tra Euro e Mondiali si va a un grande torneo ogni 2 anni. I cicli di 2 anni li puoi fare anche con quelli che hanno 29-30 anni. Non devi pensare a fare un ciclo di 10 anni, non sei un club, fai una roba diversa. Smettiamola con la buffonata del ringiovanimento. Prendete Niklas Füllkrug della Germania, il più efficiente giocatore della Germania, 5 subentri, 2 reti. Dal 2022 ad oggi, 21 presenze, 13 gol. L'esperienza dentro una nazionale aiuta sempre. Sapete perché dal 2022? È stato il più vecchio debuttante a livello di nazionale tedesca degli ultimi 20 anni, 29 anni e passa. Nelle nostre logiche il nazionale non ci dovrebbe giocare mai. In quelle che ho sentito, perlomeno, ringiovanimento dopo. Ma quale ringiovanimento? Chiama gli 11 migliori e aggiungi gli altri. La nazionale deve fare il calcio delle nazionali e deve essere italianista, perché in quei tornei si vince molto più come noi che come gli altri. Io ricordo gli amici inglesi quando vivevo a Manchester che mi dicevano, parlo di prima del 2021, Italia squadra da torneo. Ci paragonavano alla loro nazionale che ha una percentuale altissima di vittorie nelle partite di qualificazioni, molto più di noi, loro vanno sempre in carrozza a tutti i tornei, ma non rende mai quando si alza l'asticella.
Ma dobbiamo farcelo dire dagli inglesi quello che siamo. Dobbiamo farci spiegare da loro quali sono i nostri pregi. Ma davvero? Voglio tornare al primo post di questa serie e al primo video. Abbiamo bisogno di ritornare e di riaffermare la nostra identità calcistica. Dobbiamo smetterla di sentirci figli di un dio minore calcistico. Non lo siamo. Ma per farlo servono idee, servono dirigenti capaci, serve sostenibilità e soprattutto orgoglio. Orgoglio che dobbiamo tirare fuori, a prescindere dal fatto che siamo uno Stato ma non saremo mai una nazione, perché uniamo tantissime diversità. E allora su queste diversità, lo dicevo ieri, Coverciano deve andare sui territori, non dobbiamo tutti andare a Coverciano, è Coverciano ad andare sui territori e a riportare le migliori pratiche che nascono dai territori. Questo siamo un'unione di diversità. Serve quella citazione con cui Fubolitics newsletter, a cui iscrivervi, ho aperto questo video in forma testuale. Non è la voglia di vincere, ma la volontà di prepararsi a vincere che fa la differenza. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Ci sentiamo nei commenti tra qualche giorno, domande e risposte su tutta l'analisi di questi giorni e poi la playlist. Grazie, buona giornata a tutti.